Saluto e ben ritrovati da Umberto Cabella dal centro sportivo Romagna Centro di Cesena per l'esordio in Coppa Italia per l'Inter. Cesena-Inter, seconda giornata del girone di Serie D, appuntamento importante per i nostri colori, sicuramente una competizione a cui l'Inter tiene tanto, e oggi c'è da iniziare bene contro un Cesena che milita in Serie B, sta facendo un buon campionato, attualmente è terzo in campionato a quota 15, davanti ci sono Lazio e Napoli. Ricordiamo che la prima della Serie B va direttamente in Serie A, la seconda avrà lo spareggio con la penultima della Serie A, quindi insomma diventa molto interessante. Ora però spazio a quelle che sono le formazioni con l'Inter, che schiera in porta Francesca Durante. Doveva essere l'esordio per Alessia Piazza, che però ha partito un infortunio durante il riscaldamento, e allora pronta Francesca Durante, pacchetto difensivo a 4 con Beatrice Merlo, Lisa Borghetti, Beatrix Fordos all'esordio assoluto come nerazzurro, e poi Chiara Robustellini in mezzo, Mana Miyashi e René Santi, e poi Martina Brustia, Gutia Cargioni e Marta Pandini a supporto di Gloria Marinelli. Lo mettiamo giù come un 4-2-3-1, sappiamo che però è un sistema molto elastico quello che usa e utilizza Rita Guarino. Vediamo anche il Cesena di mister Michele Ardito, che schiera in porta Serafino, lo mettiamo giù come un 4-4-1-1. Allora Nano, Pastore, Carlini e Casadei, pacchetto difensivo, Costa, Gidoni, Salimbeni e Irigucci a metà con Ploner a supporto di Galli. Queste le scelte del tecnico bianconero. Ricordiamo che il Cesena ha già giocato contro l'altra squadra del girone D, il Parma, con un pirotecnico 5-5 all'esordio, quindi diventa fondamentale per l'Inter riuscire a fare bene in questa giornata e, perché no, mettersi definitivamente alle spalle la sconfitta contro la Roma in campionato. Rita Guarino ai nostri microfoni ha detto che non c'è da voltare pagina perché il momento è positivo per l'Inter, la prestazione c'è stata contro una corazzata come la Roma, è arrivata una sconfitta, ma nulla toglie a ciò di buono fatto finora, e l'opportunità anche per vedere in scena e in prova i nuovi volti di Inter Women. Ricordiamolo, Beatrix Fordos all'esordio con la maglia nerazzurra. Tutto pronto per l'inizio di questo match. Inter che attaccherà da sinistra verso destra rispetto alla nostra postazione. Tutto pronto per arbitro la signora Ilaria Possanzini della sezione di Foligno, coadiuvata da Maurizio Polidori e Giovanni Fiorucci. Ultimi dettagli e poi sarà Cesena Inter. Aspettiamo Inter subito propositiva. Vediamo che, da come è lo schieramento in questo momento, in attesa del fischio inizio, potrebbe essere un 4-4-2 quello dell'Inter, con Cargioni a supporto di Marinelli. Staremo a vedere, come dicevamo prima, sistema molto elastico per Rita Guarino. Che senso? Si parte, è iniziata Cesena-Inter con il Cesena in possesso palla, attacca subito la squadra nerazzurra con Brustia, che prova a vincere il contrasto, dà una mano anche Marinelli, colpo di testa ancora di Martina, lontana il Cesena, un po' di confusione, mette ordine proprio Gloria Marinelli. Santi, tocco dietro su Merlo, che oggi agisce sulla corsia di destra. Fordos, lo scarico su Durante. Inter cerca sempre di andare con calma e palla a terra. Subito l'invito di Merlo per Pandini, lei svaria tantissimo sul fronte d'attacco, si muove bene, si incrocia anche spesso con il compagno di reparto. Serafina la battuta, palla gestita ora dall'Inter. Ricordiamolo che nel Cesena ci sono vecchie conoscenze del mondo Inter, una Nicole Costa,
ancora di proprietà dell'Inter, in prestito a Cesena, ha giocato con la nostra società fino alla primavera e poi in panchina c'è, cioè, Fabiana Costi, che ci ricordiamo tutti molto bene perché in organico nell'annata in cui l'Inter ha vinto la Serie B. Oggi però in panchina Merlo si prende un po' di spazio, lo scarico a memoria su Brustia, non si intendono le due. Interessante anche vedere come Martina Brustia può affrontare questo ruolo un pochino più offensivo rispetto al solito, perché noi l'abbiamo messo giù come un 4-2-3-1 e ci può stare anche provare qualcosina di diverso. Proprio lei ora in possesso, si torna indietro dal Borghetti, palla larga su Robustellini, poco spazio, si muove il pressing del Cesena, tiene palla Inter. Fordos lancio lungo a cercare Gloria Marinelli, palla un po' imprecisa, c'è l'anticipo di Pastore che alleggerisce, che smorza per Serafino. Nulla da fare, e allora è una di quelle partite in cui bisogna avere calma. Ricordiamo che l'Inter ha iniziato benissimo questa stagione, è arrivata solo una sconfitta. Pandini, Cargioni, si distende la mano dell'Inter su Merlo, prova a eludere il pressing di Nano, palla che si spegne in calcio d'angolo. Inter che può sfruttare queste occasioni, sempre molto pericolosa la squadra di Tavorino da calcio d'angolo. Tocco corto di Cargioni per Pandini, il cross in mezzo di Marta, palla respinta da Serafino, ancora Cargioni, serve un grande intervento di Serafino, scalda il piede Gutià col sinistro, rivediamo, ci arriva bene col sinistro, trova la porta, alza sopra, attraversa Serafino. E siamo al calcio d'angolo da parte opposta, tanto traffico in mezzo all'area, salita Sfordos, c'è il Borghetti, Marinelli alza il braccio, Cargioni, la palla è bassa per Marinelli, capisce tutto però la difesa del Cesena che prova a ripartire col pallone controllato per un momento da Salimbeni, palla che torna in possesso Inter. Durante, viene bassa Irene Santi a prendere palla, al Borghetti tanto spazio per Miasci, la palla invece larga per Marinelli, si torna indietro da Fordos con grande calma, giustamente l'Inter deve muovere un po' le maglie del Cesena che sono molto strette sino a qui. Inter però tanta qualità là davanti, il pressing di Cargioni, la palla per Carlini di Serafino, Carlini va subito al rinvio dove trova la testa di Fordos, Brustia, questo passaggio ancora per Fordos, pressing timido per il Cesena, allora Miasci, Brustia, palla in out di Nano. Si fa vedere Cargioni, tanto spazio per Gutià, palla centrale in favore di Santi, arriva però il Borghetti a perfezionare, Marinelli, Robustellini, il pallone lungo, linea per la corsa di Marinelli, Kirigushi capisce tutto e si disimpegna bene. Ancora Inter in possesso, Cargioni, il tocco dentro è interessante per Pandini, non passa per un soffio, si lotta in mezzo, Miasci, Merlo torna indietro, Fordos al Borghetti, solito giro palla a centrocampo con Santi che va al cambio gioco preciso, puntuale su
Merlo si muove, Pandini ora che gesce dalla parte opposta, si butta nello spazio Marta Brustia, ha provato a chiudere il triangolo sul movimento di Merlo, palla fuori misura, finisce un fallo di fondo e può ripartire il Cesena. Casadei, Pastore, Iriguchi, Ploner, ruba palla l'Inter con Marinelli, Miasci di prima, bello per Carjuni, si distende la manovra dell'Inter sulla corsia di sinistra, il cross di Pandini allontana Iriguchi e poi Ploner fa carambolare la palla su Santi. Si muove tanto Marta Pandini, abbiamo vista sia sulla corsia di destra sia su quella di sinistra e poi molto alta anche Carjuni, ora in possesso ma ruba palla Pastore, riparte il Cesena, ottimo per l'apposizionamento di Alborghetti. Iriguchi dà una mano anche Carjuni dietro, Iriguchi va per lungolinea e poi perfeziona Robustellini, palla per Marinelli, il tocco su Pandini, non si intendono però nello scambio, allora riparte il Cesena ma c'è un grande pressing dell'Inter, Marinelli ci prova da distante, palla fuori, ha questi colpi Gloria, ci sta anche provarci da fuori con una difesa così chiusa come quella del Cesena fino adesso. Inter stabilmente nella metà campo avversaria, qui prova ad uscire il Cesena con Nano, non riesce però a perfezionare l'azione. Merlo, Fordos, lo scorso anno alla Lazio e da quest'anno la prima esperienza in maglia nerazzurra e la sua prima presenza ufficiale. Del suo valore, classe 2002, molto giovane, può sicuramente far comodo alla causa di Rita Guarino. Ricordiamo anche quella che è la panchina di un certo livello con Van der Gracht, Polli, Simonetti, Cisar, Christian Sdottir, Callegari, Colonna e Tornaghi. Qui c'è uno scontro fortuito tra Brustia è un'avversaria, non di fatto, sì. Riprende con una rimessa laterale. Quando sono passati i primi 10 minuti di gioco, sempre 0-0, due potenziali occasioni per l'Inter con il sinistro di Carjuni e poi tiro da fuori di Marinelli. Restituisce palla al Cesena, Merlo. Fordos si stacca al Borghetti, la palla invece per Durante, timido pressing del Cesena con Galli, arriva anche Miasci a farsi vedere, palla lunga invece a cercare la spizzata di Marinelli, è un ottimo invito per Brustia, cresce tutto Nano, ora Merlo, brutto disimpegno qui del Cesena, c'è il tiro in porta di Merlo, palla smorzata che arriva comoda tra le braccia di Serafino, rivediamo tocco fondamentale di Gidoni che smorza il tiro di Merlo. Pastore al lancio lungo a cercare i riferimenti offensivi, il colpo di testa di Fordos, riparte l'Inter con Miasci, Santi di prima, allargato per Marinelli che è tutta sola, attenzione Gloria, cerca la volée e arriva una rete meravigliosa di Gloria Marinelli.
Tutto bello in questa azione, conclusa nei migliori di modi da Gloria Marinelli. Allora Inter subito in vantaggio. Qui la regia intanto ci ripropone l'intervento e l'occasione di prima per Merlo. Ecco, gran gol di Marinelli, che con questo pallonetto supera Serafino. La sblocca subito l'Inter e serviva anche avere un atteggiamento e un approccio di questo tipo. Sono sempre gare complicate se non le si sblocca subito. Oggi l'Inter è stata col piglio giusto e siamo già 1-0. Ancora Marinelli pericolosa, lo scarico dietro di Pastore per Serafino, il rinvio del portiere, ma ancora Inter qui prova a gestire la costa, la butta via in zona Alborghetti, di testa per Santi. Nano in proiezione offensiva, palla che carambola proprio sulla bianconera. Allora rimessa Inter, Robustellini si muove, Miasci si muove, anche Cargioni che è tutta sola, si può girare, la palla per Marinelli, c'è il tocco però di Rigucci. Rustia, Fordos, con calma da Alborghetti, Robustellini, si alza il pressing del Cesena con Galli che è sola, però prende campo con semplicità l'Inter. Fordos, Merlo si muove, Marinelli, Merlo torna indietro da Fordos, Alborghetti, giro palla Inter su Robustellini, palla che rimbalza esterno, Alborghetti per Pandini, buono il controllo, ancora Marta, non c'è spazio, si torna indietro da Fordos. Inter prova ad agire sulla corsia apposta, Merlo, palla sulla corsa, la tiene Beatrice, converge verso il centro, Santi, il movimento nello spazio di Cargioni è buono, il controllo, dà una mano anche Brustia, tiene palla Cargioni, si gira, il cross in mezzo col sinistro, allontana Irigucci, poi sbaglia il disimpegno il Cesena, Robustellini, Pandini, il cross in mezzo di Pandini per Cargioni, arriva Brustia che tira in porta, palla alta, altra occasione per l'Inter con questa conclusione di Brustia. Lascia scorrere Cargioni, arriva Brustia che si coordina bene, palla non troppo distante dall'incrocio dei pali. Butta via poi Cesena, allora Robustellini per Pandini, ancora il numero 14 nerazzurra che lotta. Qui l'arbitro propende per un fallo di Robustellini. Allora si alza il baricentro del Cesena, per ora molto basso. La palla lunga per Ploner, ma fa buona guardia l'Inter. Durante alleggerisce per un secondo su Robustellini, ancora Cesena in possesso, Irigucci. Perde palla il Cesena, può ripartire l'Inter con Pandini, si muove Marinelli, proprio il movimento di Marinelli nello spazio, può convergere Gloria, uno contro uno, ancora Gloria, si accentra, viene messa giù, l'arbitro molto vicino dice di no, andremo poi a rivederlo, intanto Irigucci, Costa, anzi è Salimbeni, Galli tiene palla, Irigucci, il cambio gioco a memoria su Gidoni, palla che si spegne in out. Rivediamo uno contro uno di Marinelli su Pastore, dai, dai, dai.
forse un po' troppo leggero il tocco di Pastore su Marinelli. Ci può stare questa decisione arbitrale. L'area Pussanzini molto vicino all'azione. Fordos ha provato ancora una volta il corridoio per il movimento di Marinelli, si lotta in mezzo al campo, ancora ci siede in possesso con Irigucci, prova a far correre Gidoni, arriva come un treno a Fordos in anticipo. Rivediamo intervento pulito sul pallone di Fordos, sempre molto preciso e puntuale in queste situazioni. Nano, la palla dentro, lontana al Borghetti, da una mano Carjuni, pronto a metterla giù Pastore, palla che passa, Marinelli resiste di fisico su Irigucci, Brustia, il cambio gioco a cercare la corsa di Pandini, palla che non arriva, il disimpegno del Cesena con Carlini, e poi Nano tiene il pallone in campo, attacca Brustia. Tiene lì il Cesena con questa rimessa laterale. Intervento di Merlo, di tacco, Marinelli ha provato a servire Carjuni. Salimbeni, attaccata da Miyashi, butta via il pallone in zona Borghetti. Robustellini. Ancora il Borghetti, si alza un po' il pressing del Cesena, Borghetti va subito e pesca bene Merlo, prova a metterla giù Beatrice, palla difficile, Gidoni, lo scambio con Carlini, ancora Gidoni, lancio lungo a cercare le punte, utilizzano tanto questo fondamentale le ragazze del Cesena, subito a cercare i puntieri davanti e saltare una linea di passaggio. Si gioca, c'è tanto spazio per Salimbeni, il tiro in porta è un passaggio per Durante. Fordos. Alborghetti, un altro lancio lungo in questo caso dell'Inter a cercare la corsa di Pandini. Si rifugia in fallo laterale Costa. Il movimento di Carjuni, premiata la francese, lo scambio con Robustellini, può prendersi il fondo Chiara, il cross in mezzo, cioè l'intervento in scivolata di Carlini. Allora, terzo calcio d'angolo in favore dell'Inter. Sul pallone Brustia e Pandini, si stacca Carjuni, pronta a raccogliere la respinta della difesa del Cesena. Parte il cross di Brustia sul primo palo, cercato lo schema, allontana Carlini, e allora siamo di nuovo qui. Dentro Alborghetti, Santi, Fordos. Parte Brustia, la palla in mezzo, il colpo di testa di Pandini, palla che rimane lì, Rigucci, raccoglie Santi, ancora l'Inter, tanta confusione, poi non risolve l'azione Santi, palla che finisce fuori, rivediamo. Tanta confusione, ha provato a metterci il piede Irene Santi, c'è però l'opposizione del Cesena. E allora siamo dalla parte opposta, quinto calcio d'angolo in favore dell'Inter. Pallone in mezzo, palla che rimane lì ancora una volta, in questo caso Fordos non riesce a indirizzarla in porta, anzi era Santi.
provato a controllarlo, non c'è riuscita. Siamo già dall'altra parte, attenzione al Cesena che corre, Casadei, cross in mezzo, c'è l'intervento di Fordos e poi allontana Robustellini. Pandini, palla dietro per Alborghetti. Robustellini lancia lungo a cercare la corsa di Marinelli che controlla bene e si gira. Cargiuni d'esterno, bello per Brustia. Si sovrappone Merlo, palla invece per Miasci. Brustia, tocco largo su Merlo. Palla centrale per il movimento di Cargiuni, ha provato l'1-2, non riesce l'intervento, palla che finisce in fallo laterale. Tanto movimento anche per Cargiuni, abbiamo visto Gutià molto bassa anche a farsi prendere, tutte vinte, a dare una mano e a farsi dare palla. Alborghetti sbaglia l'intervento per Santi, pallone raccolto da Galli, la palla per Gidoni, si muove nello spazio Ploner, ancora una volta puntuale Fordos, siamo già da Durante. Alborghetti porta palla Lisa, tanto spazio. Ora lo scarico su Miasci, palla centrale un po' pericolosa di Miasci su Gidoni. Attenzione a queste situazioni. Nano arriva come un treno, Brustia che di fisico conquista palla. Fordos, palla centrale per Cargiuni, attaccata da Carlini, ancora Cargiuni. Merlo, Santi, Miasci va dall'altra parte l'Inter a cercare un po' di spazio, il movimento dell'elastico di Pandini, tiene palla al Borghetti, Miasci, Fordos, palla centrale sul movimento di Marinelli, Santi, il cambio gioco a memoria a cercare Pandini, il colpo di testa in chiusura di Costa. È arrivato il gol con una situazione molto simile sul movimento di Marinelli, poi Gloria molto brava col pallonetto. Il Cesena è sicuramente squadra da tenere attenzionate, da non prendere sotto gamba per l'Inter. Terza in Serie B, ma molto vicino alla vetta, con Lazio e Napoli a quota 16, Cittadella alla quota 15. Quindi è sicuramente una delle candidate a giocarsi l'accesso in Serie A, sia direttamente che con lo spareggio, con la penultima del massimo torneo, quindi insomma serviva l'approccio giusto e sino qui l'Inter lo ha messo, l'importante è mantenerlo. Miasci, il tocco su Santi di prima per Fordos, giro palla Inter su Alborghetti, il movimento di Pandini al volo di prima a cercare Brustia di testa, era difficile il controllo in questo caso, la palla era molto alta, è scesa velocemente. Si propone tanto Martina, c'è tanto spazio ai lati di Marinelli. Batte corto il Cesena e poi va al lancio lungo a cercare il colpo di testa di Casadei. Galli, buono questo sviluppo del Cesena, ancora Nano, la palla nel corridoio tentato da terra Miasci. Fordos attaccata da Gidoni, tiene palla al Borghetti. Robustellini, ora al Borghetti, palla centrale su
Marinelli non arriva a destinazione, ma c'è intervento di Santi. Ancora un po' in lungolinea, cercata tantissimo Marinelli, che è il riferimento offensivo con libertà di spaziare per Carjuni, che vediamo dalla parte opposta in questo momento. Pastore. Inter si compatta bene, qui lo spazio per Ploner. È stato un 1-2 non semplicissimo, ancora ben posizionata Fordos, Merlo. Il Cesena lascia giocare l'Inter in difesa, sta molto bassa, poi fa partire il pressing a partire dalla metà campo, come in questo caso con Galli. Perde palla Fordos, capisce tutto Irigucci, attenzione Irigucci, tiene sfera, si muove Galli, grande intervento in questo caso di Fordos. Carjuni, Santi, deve stare attenti a queste situazioni, sono palloni banali che non vanno persi. Miyashi, Carjuni, sempre a due addosso tutti, allora Merlo, il triangolo con Miyashi, ancora Merlo, il cross in mezzo a cercare Marinelli, allontana la difesa del Cesena, prova a girarsi Marinelli, gran lavoro qui di Gloria, si guadagna un'ottima punizione dal limite. Costretto al fallo Pastore, qui di prima Carjuni aveva preso posizione Marinelli e si guadagna un ottimo calcio d'angolo. Sistema con cura il pallone inguti a Carjuni. È una delle sue mattonelle questa, ci ha già fatto vedere gol importanti su azione proprio da fuori area. E ora l'opportunità di provarci da calcio da fermo. Può tentare anche il tiro sul palo del portiere, ma anche il tiro a giro sopra la traversa, un elemento in più per Serafino in barriera. Parte Carjuni, la palla centrata sul volto di un'avversaria, ancora Inter in mezzo all'area di rigore, allontana il Cesena, poi un palo, un altro palo e arriva alla rete da parte dell'Inter. 2-0 ed è ancora Gloria Marinelli. Rivediamo il volto di Pastore, poi un batti e ribatti in mezzo all'area di rigore, il palo di Alborghetti e poi un altro palo che però finisce in rete di Marinelli. 2-0 Inter quando siamo al 30esimo. Bene, una partita che si incarana giusto subito. Ci sta, ci voleva un inizio di questo tipo. Negli occhi abbiamo tutti ancora il secondo tempo del match contro la Roma, sicuramente molto meglio del primo. E portare a casa una vittoria oggi metterebbe già abbastanza in ghiaccio la qualificazione successiva. Carjuni, detta il passaggio Brustia, la palla è proprio per Martina, esce coi tempi giusti Serafino. Ora il Cesena evidentemente dovrà un po' alzarsi, lasciare qualche spazio che può sfruttare l'Inter, come in questo caso con Merlo. Marinelli, tanto spazio per Gloria, entra dentro l'area Gloria, ancora Marinelli, il cross in mezzo.
Palla in calcio d'angolo, ha provato a trovare il movimento di Merlo. Rivediamo Marinelli che si prende il fondo. C'è l'intervento di Costa in calcio d'angolo. C'erano ben posizionate sia Merlo, sia Pandini, sia Cargiuni. Pandini, la palla dentro, il colpo di testa in girata di Santi, palla non troppo distante dalla porta di Serafino. Inter sempre molto temibile da calci da fermo. Sbaglia l'intervento Nano, Cesena ora un po' in difficoltà, l'Inter può approfittarne. Brustia, Fordos si alza al Borghetti, molto basso il Cesena in questo caso, molto basso, tutti gli elementi dietro la linea del pallone. Allora con calma l'Inter, Miasci, Fordos, palla centrale su Brustia, al Borghetti, tocco per Robustellini, sovrapposizione di Alborghetti, Robustellini tiene palla, ancora chiara, la palla centrale, sbaglio questo intervento, Miasci poi di petto, qui si protesta ma pulito l'intervento di Miasci. Fordos, Miasci, Merlo, palla centrale su Santi. Il cambio gioco a cercare la corsa di Pandini, c'è l'intervento di Costa, utilizzato tantissimo questo movimento di Pandini, sempre molto cercata. Ora giustamente l'Inter gestisce, aspetta che esca il Cesena, finora pressing timido, allora l'Inter può giocare, può far correre Marinelli, qui palla di Irigucci lungo linea su Ploner, resiste l'esperienza al Borghetti. Durante, Santi, Fordos, Santi, pallone dietro per Durante, Alborghetti sulla sfida di passaggio di Rigucci, palla centrale su Cargiuni, Santi, tocco largo per Merlo, può tenerla Beatrice, la palla invece per Brustia, Cargiuni, palla centrale su Merlo, bella questa azione dell'Inter, arriva l'intervento di Nano, attacca Merlo e poi Carlini, perfezione per laterale. Bella questa trama nerazzurra con Merlo, Cargiuni e Brustia. Marinelli, tocco centrale su Cargiuni, allontana la difesa del Cesena, ma c'è Santi. Lo scambio con Merlo, ancora Irene. Di tacco. Tentato una magia Merlo per servire Brustia, chiede scusa a Beatrice. Ci poteva stare in quella zona di campo. Ploner controlla, maglia 3 addosso, ruba palla Miasci, Brustia, Santi, palla centrale su Cargiuni, si deve girare, Gutia viene messa giù. Chiede scusa a Pastore, fallo piuttosto evidente. Si è girata in maniera molto rapida, come di consueto, Cargiuni. E allora Inter che può sfruttare un'altra palla inattiva. Siamo distanti dalla porta di Serafino, ma perché no?
a colloquio al Borghetti e Cargioni. Linea del Cesena molto alta, parte al Borghetti, è una finta, il pallone per Cargioni, la palla dentro proprio per Alborghetti, uno schema che si traduce nel terzo gol dell'Inter. Lisa Alborghetti, tutto facile per le nerazzurre. Rivediamo schema studiato che si conclude nel migliore dei modi, il destro di Alborghetti per il terzo gol nerazzurro. Allora 3-0 quando ci avviciniamo allo scadere del primo tempo. Sicuramente spunti più che positivi per Rita Guarino. Sono quel tipo di partite che bisogna affrontare con la testa giusta, anche perché possono nascondere insidie non indifferenti. Oggi Inter, posso che perfetta, non ha mai rischiato nulla. Sempre molto attenta, molto concentrata, anche e soprattutto dietro. Il lancio di Durante spizza il pallone Marinelli, prova a raccoglierlo Pandini, la palla dietro su Serafino, tiene il pallone in campo Irigucci che lancia lunghissimo dove c'è la testa di Fordos. Santi, Merlo, la palla a cercare la corsa di Brusti, è preciso questo pallone, può prendersi il fondo Martina, ne ha due addosso, arriva Carlini, poi c'è l'intervento di Carlini per il settimo calcio d'angolo in favore dell'Inter. Questa volta sarà Cargioni a battere, andrà col destro, pallone ad uscire. Alza le braccia Gutiacchia, ma schema, il pallone di Cargioni è molto largo, il colpo di testa di Alborghetti, forse un tocco con la mano, arbitro molto vicino dice di no. Rivediamo, sembra esserci il tocco di braccio. Un intervento evidentemente genuino da parte dell'arbitro, anche se la natura della posizione del braccio aumenta il corpo, però si rimane sul 3-0. Ancora Brustia con questo lancio lungo in favore di Cargioni, la controlla bene Cargioni, qui forse un fallo di Pastore, poi pressa altissima Merlo, subisce anche una pallonata al volto, l'arbitro fa proseguire, la palla per Marinelli, l'1-2 in mezzo con Brussia, l'intervento di Serafino. Qui poteva concludere un po' meglio Brussia, rivediamo. Bella la palla di Cargioni e poi di prima Marinelli per Brussia che non trova l'impatto pulito col pallone, intervicina al quarto gol. Ancora giù, si rialza adesso Beatrice Merlo, pallonata in faccia, ricordiamo che aveva saltato il derby contro il Milan per una lesione oculare, sicuramente sono sempre molto da attenzionare le lesioni al volto, qui sembra poter riprendere tranquillamente Brustia.
Serafino a rinvio quando siamo negli ultimi minuti di questo primo tempo. 3-0 Inter, Inter che continua però ad attaccare. Qui capisce tutto Pastore, riparte il Cesena. Galli molto bassa, provare a prendersi un po' di spazio. Pandini, palla centrale su Marinelli, da sola Marinelli non riesce il controllo, pescata però in fuorigioco. Si è mossa con un secondo di anticipo Gloria, poi l'intervento di Serafino. Attacca Pandini su Costa, palla in out, Robustellini, il movimento di Santi, Robustellini aspetta, si avvicina a Cargioni, la palla invece per Pandini che riesce a prendersi il fondo, attaccata da Pastore, ancora Pandini, e poi Casale fa carambolare la palla su Marta. Costa, lancio lungo a cercare Galli, l'intervento di Alborghetti. Robustellini si torna indietro da Fordos, lascia scorrere per Durante. Ora Beatrix, Miyashi, testa alta per la giapponese, la palla è sempre in banca con lei. Merlo, Fordos, ancora l'ungherese in possesso, palla larga per Merlo, si muove Cargioni, Merlo preferisce però andare da Miyashi. Marinelli, troppo morbido lo scambio con Miyashi, può ripartire il Cesena, perde palla però, e allora Fordos. Robustellini, lo scambio ancora con la centrale nerazzurra che si sta ben comportando in questo esordio. Palla precisa per Brustia, il movimento di Pandini. Tocco centrale su Marinelli, ancora Pandini, può prendersi il centro, lo scarico per Cargioni, palla larga, a chiamare in causa Robustellini che va al cross in mezzo col sinistro, smorzato da Casadei, ma ancora Robustellini. Il cross in mezzo, il tocco in calcio d'angolo, Inter che chiude in attacco questo primo tempo. Con l'ottavo corner si avvicina sul pallone Brustia e allora Cargioni raccoglierà la possibile ribattuta, anche se si avvicina al centro dell'area, dentro Alborghetti, Fordos, Pandini, Santi e Marinelli, tanto traffico davanti al portiere. Brustia alla battuta, la palla dentro, il colpo di testa di Fordos che bagna con un gol il suo esordio nerazzurro. Allora sono 4 per l'Inter quando siamo allo scadere del primo tempo. Colpo di testa di Beatrix Fordos. Allora sono 4, si mette bene questo match per l'Inter, intanto l'arbitro dice che basta così per questa prima frazione di gioco. 4-0 Inter, le reti di Marinelli all'11esimo e si ripete poi al 29esimo, e poi il gol di Alborghetti su schema con Cargioni e chiude il quadro, il colpo di testa vincente di Beatrix Fordos, una buonissima Inter che ha approcciato nel modo giusto. Ora ci aspettiamo lo stesso approccio anche nella ripresa. Qualche minuto di pausa e poi ritorniamo qui dal centro sportivo Romagna Centro di Cesena per il secondo tempo di Cesena Inter. Thank you.
andargli fatta bene, dai. Dai, per andargli sul posto qua. Vai, muovi, muovi, muovi sempre le braccia. Grave. Guardandovi all'interno, avanzate subito, facciamo avanti indietro e in uscita è un 50. Guardate le mani, ecco, dai, 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 guardate. E cambia fila perché sono tra di là. Sul posto, tanti appoggi, vuoi vedere tanti appoggi, brava, tanti, ottimo. Brava, Nabio. Quale? Appena tocco le partite, dai. Appena tocco, devi fermarla bene la palla, se no posso lavorare quello dopo di te, eh. Dai, sistema forte, veloce! Sistema forte, dai, vai a cercare la palla, dai. Dai, 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 guarda, sistema, dai, dai, mana! Più rabbia, ti riappoggi, più brava, ti mana. Per la palla di te la lascia. Però più spiente. Dai, sistema, sistema, sì. Dai, forte, 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 mana. Brava, gioca tanto. Gioca con i piedi, lavora con i piedi, lavora con i piedi. Le braccia. E le braccia, dai. Sì, sì. E vai, vai. Buongiorno. Thank you.
Nuovamente ricollegati dal centro sportivo Romagna Centro di Cesena per l'intervallo di Cesena-Inter. Siamo in attesa delle squadre per questa ripresa. Ricordiamo il vantaggio per 4-0 dell'Inter con la doppietta di Marinelli, la rete di Alborghetti e il colpo di testa di Fordos. Inter che sta rientrando in campo in questo momento. Non dovrebbero esserci novità. Vediamo entrare le medesime effettive. Inizio gara, ricordiamo quella che è la panchina con Stefani van der Gracht, Elisa Polli, Flaminia Simonetti, Rietta Cissar, Anna Bjork e Christian Slottir, Beatrice Callegari che tra l'altro ha esordito nell'ultimo match contro la Roma negli scampoli finali, classe 2006. Elemento da tenere molto ma molto monitorato. Chiude il quadro Francesca Colonna e Lavinia Tornaghi. Siamo in attesa del Cesena. In panchina per l'Inter c'è anche vediamo in lontananza Alessia Piazza che doveva essere lei è la titolare di questo match, subito però un problema durante il riscaldamento e allora spazio a Francesca Durante. Sta rientrando anche il Cesena di mister Michele Ardito, non dovrebbero esserci cambi neanche per la squadra di casa che ora ha un compito sicuramente difficile. L'Inter è consolidato in maniera molto netta il vantaggio e siamo assolutamente certi e sicuri che l'approccio sarà il medesimo nella ripresa. Fischiata in bocca per l'area Possanzini, si riparte col secondo tempo di Cesena Inter. Inter sul 4-0 e ora può gestire e perché no provare magari qualche soluzione diversa. Alborghetti, lo scambio con Fordos, testa alta per Beatrix, lancio lungo a cercare la corsa di Marinelli, la spizzata per Pandini, alleggerisce dietro Pastore su Serafino. E uno degli spunti di questa partita, il lancio lungo per Marinelli che spizza dallo spazio per Pandini. Una buona soluzione offensiva. Per risentimenti muscolari nei giorni precedenti a Inter Roma.
ovviamente non si rischia nulla, la speranza di vederle in campo quanto prima. Iriguchi, il lancio lungo a cercare la corsa di Nano, palla che si ferma, si spegne in out. Si libera bene qui Santi dell'avversario, si ferma Irene, il cross in mezzo a cercare Pandini, palla allontanata, la difesa del Cesena, ora Iriguchi ha provato a far correre Gidoni, palla fuori misura. Tanto inizia un po' di movimento la panchina dell'Inter, vediamo Cissar, il Merlo tenta tiro in porta, una telefonata però per Serafino. Dicevamo che abbiamo visto Cissar Simonetti iniziare l'attivazione in questi primi minuti di secondo tempo. Pandini elude il pressing di Costa, dentro la rigore Pandini, le cross dietro è per Marinelli che può trovare il terzo gol, attraversa, nega la gioia del terzo gol a Marinelli, palla ancora per Gloria, scarico dietro su Merlo, Brussia, il tiro in porta e arriva adesso il gol dell'Inter con Martina Brussia. Cinquantesimo e siamo al quinto gol. Bello l'assist di Merlo, Brussia si gira benissimo, molto rapidamente e calcia forte di destro su pallone lontano. Qui noi vediamo la traversa centrata da Marinelli. Brava Marta! E allora si riparte dal 5-0 di Brussia. L'Inter continua a fare male a questo Cesena ad ogni occasione. È importante sicuramente vincere questo primo impegno di Coppa Italia. Ricordiamo che il secondo sarà l'8 gennaio alle 14:30 contro il Parma. Qui Merlo fa tutto da sola, la palla ora per Marinelli, ha provato lo scarico su Pandini, esce in disimpegno il Cesena, la palla è per Galli, attenzionata da Fordos, si gira Galli, gran lavoro di Beatrix che fa partire l'azione, Brussia per Marinelli, un po' di spazio, alza la testa Gloria, il cross in mezzo per Cargiuni, c'è l'intervento di Costa. Allora calcio d'angolo in favore Inter. Sul pallone Guzia Cargiuni. Il destro di Cargiuni in mezzo, esce coi pugni Serafino. Miasci, Brussia può allargare per Cargiuni, di prima la francese in mezzo, esce ancora coi pugni Serafino in zona Pandini che va col sinistro, la palla dentro, il tocco di Alborghetti, non si conclude l'azione dell'Inter, Inter che rimane in zona d'attacco. Ploner,
palla dietro per Salimbeni. L'anticipo di Robustrini, Miasci. Fordos si distende l'Inter, dall'altra parte si fa vedere Merlo, la palla centrale per Santi che ha tanto spazio, il cross dentro per Pandini che la mette giù bene Marta, e poi ancora un altro intervento di Costa, cercatissima Marta Pandini. Il lavoro. A lei battere questo decimo corner in favore dell'Inter. Palla dentro di Pandini, allontana come per la difesa del Cesena, c'è Alborghetti in mezzo che la rimette dentro. Ancora un intervento di Cardini. Miasci prova a chiudere l'azione, riparte il Cesena con grande gamba con Casadei, c'è l'intervento di Robustellini, prova bene Pandini. Ancora il numero 14 interista che va lungo linea. L'intervento di Casadei, sicuramente con orgoglio ora il Cesena. Intanto primi cambi per il Cesena. Esce Ploner e al suo posto entra Zanni. Ed esce anche Salimbeni e al suo posto entra una vecchia conoscenza interista, Fabiana Costi. E vediamo pronta all'ingresso anche Porcarelli al posto di Gidoni. Sicuramente un Cesena più offensivo con questi cambi. Casadei, palla a cercare Fabiana Costi, l'anticipo di testa di Fordos Iriguchi, tocco dietro su Pastore, attaccata da Cargioni, tiene Guzia per la maglia, ancora Pastore dove non c'è nessuno. Ora sarà interessante vedere come si posiziona il Cesena. Palla dietro per Alborghetti. Fordos. Solito giro palla Inter su Merlo. Alborghetti. Viene bassa, Pandini a prendere palla, fa correre Robustrini. Il corridoio per Merlo, uno contro uno su Pastore che gli dà il centro, attenzione. La palla in mezzo a cambiare gioco su Brustia. Miasci nello spazio, il cross dentro, palla però era uscita. Allora si riprende con la rimessa da parte del portiere, tanto gioco fermo perché ci sono altri cambi, questa volta in favore dell'Inter. Esce Irene Santi ed entra Flaminia Simonetti. In zona vediamo pronta anche Rietta Cisar, potrebbe essere quindi Manami Asci ad uscire, ed è proprio lei, Manami Asci, che lascia il posto a Rietta Cisar. Palla Pandini, fa correre subito con un gran cambio gioco Brustia, può entrare dentro l'area Martina, il cross in mezzo, un tiro in porta, palla distante ma buona questa azione, questa trama conclusa da Martina Brustia.
che è andata alla ricerca della doppietta personale. Anticipo preciso di Alborghetti, mette giù Costa. Casadei attaccata da Simonetti. Abito alza il braccio per un fuorigioco. Gestisce il Cesena, prova a infilarsi nello spazio Zanni, palla in fallo laterale, si alza un po' dal centro della squadra di casa. Sicuramente ha dato una mano l'ingresso di tre elementi qualitativi come Zanni, la stessa Fabiana Costi, Porcarelli. Il pasticcia un po' il Cesena, poi ritrova il pallone Irigucci. Palla centrale, la mette giù Costi, Zanni nello spazio per Porcarelli, attenzione, il cross in mezzo, c'è l'ottimo posizionamento di Merlo che tiene sfera, alleggerisce su Robustellini, il lancio di sinistro preciso per Pannini, metterla giù, si gira Marta, ne ha due addosso, non riesce a tenere il pallone in campo. Provato lo scambio Porcarelli per far correre Pastore, palla che non arriva a conclusione. Alborghetti, Robustellini, cambio gioco per Fordos. Merlo già in posizione, non c'è spazio, si fa vedere Simonetti. Palla in mezzo per Arietta Cesare, alza la testa, il tocco preciso per Pandini che può convergere verso il centro, la palla è per Cargiuni, il tiro in porta di Cargiuni, serve l'ottimo intervento di Serafino, col piede tra virgolette meno nobile va la conclusione Cargiuni, che impegna l'estremo difensore del Cesena. Finta col destro, tiro di sinistro, parata plastica di Serafino. Sempre Pandini dalla bandierina, si stacca Simonetti, Pandini va in mezzo, palla corta, allontana il Cesena con Zanni. Cesar di testa la ributta in mezzo. La mette giù Costi, prova a far correre Porcarelli, l'intervento di Merlo dietro per Durante che va subito a rinvio in zona Cesena, la palla di Galli per Casadei, più pimpante il Cesena in questa ripresa, il cross in mezzo, c'è cioè l'ottimo posizionamento di Fordos. Simonetti, Pandini, il triangolo provato con Marinelli, un po' morbido il pallone di ritorno, possesso ancora Inter, Simonetti, Pandini, Cissar, Merlo, si muove Brustia, la palla è proprio per lo spazio per Martina, il cross in mezzo, palla ancora una volta in calcio d'angolo, sono tanti i corner battuti dall'Inter, 12 fino a qui. E allora dentro come al solito Marinelli, Cargiuni, Pandini, Fordos, arriva anche Alborghetti, pronta la ribattuta Cissar. Parte Brustia, palla centrale, il colpo di testa di Fordos, palla che rimane lì, allontana il Cesena con Galli, Costi, elude il pressing di Cargiuni, non riesce però l'intervento a Galli, Cissar,
Palla centrale per Pandini, gli ruba il tempo Galli, ancora Pandini, Caparbia va col destro, palla alta. Buono questo intervento di Pandini a rubare palla. Allora, siamo al 63esimo, sempre 5-0 in favore dell'Inter. Inter che ha trovato l'ultima rete con Brustia. Una bella girata dentro l'area di rigore, poi ha trovato il gol sul palo lontano. In generale, buonissima Inter qui, altro grande intervento di Brustia. Marinelli, Cargioni di destro, palla fuori. Ci ha tentato in questo caso Gutia, ci poteva stare anche la chiusura del triangolo da quella posizione, però. Simonetti si muove, Marinelli, Simonetti converge, ne ha due addosso, le dà una mano Pandini, trova bene Fordos, Cisar, Merlo, Cargioni, Brustia, ancora pone su Cargioni, c'è l'intervento di Iriguchi che prova a far partire l'azione, ancora un ottimo anticipo di Fordos, il pallone poi finisce tra le braccia di Serafino. Porcarelli, Nano, Iriguchi, l'Inter aspetta, ovviamente non ha nessun tipo di intenzione, di necessità di alzare il ritmo, può aspettare con calma questo Cesena. Cesena sicuramente ha fatto vedere qualcosina in più in questa ripresa. Alborghetti alza la testa, la palla per Robustellini, si alza il pressing del Cesena con Casadei. Alborghetti va a lanciare lungo a cercare Cargioni, di prima, elegante per Merlo, si può distendere l'Inter, la palla nel corridoio per Marinelli che può entrare dentro l'area di rigore, ma si allunga troppo il pallone, peccato perché era una bella azione. Anche in questo caso Cargioni ci ha fatto vedere giocate di qualità assoluta. Ruba palla a Cisar, lo scarico per Cargioni, il tocco dietro su Pandini, la palla in mezzo a cercare Marinelli, allontana il Cesena ma c'è Simonetti. Cisar, il tiro in porta di Cisar, un po' strozzato, palla che parte piano, si accartoccia Serafino. Invio di Serafino, il colpo di testa di Fordos, Brustia, palla lunga per Cargioni, il colpo di testa tentato da Pandini, c'era pronta ad entrare sul pallone Cargioni, qui la mette giù Porcarelli, attaccata da Simonetti, si ferma la numero 14 del Cesena, elude il pressing di Brustia, il pallone interessante per Galli, sbaglia il disimpegno al Borghetti, poi perfeziona Robustellini. Intanto ancora cambi. Sia per l'Inter sia per il Cesena. Per l'Inter esce Brustia. E vediamo pronta ad entrare Callegari. Vediamo uscire anche Pastore, al suo posto entra Cuciniello, è uscita anche Eleonora Galli.
al suo posto è entrata Gaia Di Stefano con il numero 17. E allora, seconda presenza consecutiva per Calegari. Classe 2006, ha compiuto 16 anni da pochissimo, un elemento su cui la società punta tanto, ma attenzione al Cesena con questo pallone dentro, si gira bene Costi, palla che però parte centrale, comodo l'intervento di Durante. Lo vediamo qui, la girata di Costi. Ora Di Stefano, trova però l'intervento di Simonetti, insieme a Merlo trasforma l'azione da difensiva offensiva. Il cambio gioco per Pandini, si muove Robustellini, palla centrale per Cisar. Fordos, Simonetti, non passa il pallone per Callegari. Porcarelli, si muove bene Porcarelli nello spazio, porta palla al numero 14 di casa, l'allarga per Di Stefano, arriva in pressing Merlo, il cross dentro di Di Stefano, il colpo di testa di Casadei. Ora il Cesena sembra meno timoroso rispetto al primo tempo, tutta sola qui Irena Casadei. Il lancio lungo della Borghetti a cercare Pandini, c'è la testa di Nano, ma ancora Inter con Cisar, Robustellini al Borghetti. Si torna indietro da Durante, Fordos. Inter che gioca con calma, palla dietro e ora va per vie centrali con Cisar. Cesena che concede un po' di spazio alla Borghetti, Borghetti giustamente se lo prende, lo scarico su Robustellini che va col sinistro in mezzo, palla allontanata in zona Cargiuni, Cisar, ancora Gutià, il tocco a prolungare per Callegari, capisce tutto Nano, palla in fallo laterale. Vediamo in panchina Stefani Van der Klacht, Anna Björk, Christian Sdottir, Elisa Polli, chissà che possa esserci spazio anche per loro in questo match. Giustamente non c'è ormai praticamente più nulla da dire. Ricordiamolo che l'Inter poi tornerà in campo domenica 20 novembre alle 14.30 con un grandissimo appuntamento, perché ci sarà un Fiorentina-Inter che può dire e dare spunti molto interessanti a livello di classifica. Ricordiamolo, la Roma guida a quota 21, seguita proprio da Fiorentina a quota 18 e Inter a quota 17, Inter che condivide la posizione con la Juventus. E di fatto un big match. Robustellini, Cargiuni, un po' di spazio, finta il tiro, se la porta sul sinistro, l'invito per Robustellini, ne ha tre addosso, non riesce a passare Chiara, il lancio di Cargiuni, grande anticipo di Merlo, siamo subito dalla parte opposta, ancora Beatrice, il tocco centrale per Cargiuni, c'è l'intervento di Serafino che toglie la disponibilità del pallone da Gutià. Marinelli, Cargiuni, palla centrale su Pandini che non ha visto
il movimento di Callegari. Può ripartire la squadra di casa con Casadei. Si sovrappone Cucignello. Casadei ha provato la palla in mezzo, lo si intuisce però il movimento col compagno di reparto. La corsa di Callegari è più veloce di tutte, prova a entrare dentro l'area di rigore. L'esperienza, Maria Vittoria Nano copre la linea di corsa e lascia spegnere il pallone in out. Coppa Italia, che è una competizione a cui l'Inter tiene, ricordiamo come è stato l'anno scorso. Inter che ha passato in tranquillità il girone, poi ha pescato subito la Juventus. Partite che però hanno raccontato tanto di quanto sia in atto il percorso di crescita di queste ragazze. All'andata finì 1-1 con un Inter in vantaggio per larghi tratti grazie al gol di Ajara, vicinissima al 2-0 sul finale con un'occasione mancata da Cargioni, e poi proprio all'ultimo secondo direttamente da calcio d'angolo la Juventus ha trovato il gol del pareggio, che ha inevitabilmente condizionato un po' al ritorno. Pandini, la palla per Merlo, si può girare Merlo col sinistro, Beatrice, la palla può essere propiziata per Cargioni, che però è partita in offside. Dicevamo 1-1 che ha condizionato il ritorno contro la Juventus, con le bianconere che si sono imposte a Vinovo. Rimane però negli occhi di tutti due grandissime prestazioni che ci sono state anche in questo inizio di campionato, sicuramente più che positive, anche in questo caso con la Juventus ottima prova delle ragazze, un 3-3 d'orgoglio, di forza. Più in generale un inizio di campionato più che positivo, l'Inter è lì. Il livello si è alzato tantissimo, il format del campionato, lo ricordiamo, prevede fase 1 e fase 2, quindi sarà importante riuscire a fare più punti possibili tra andata e ritorno, e poi il campionato si spaccherà con pool scudetto e pool salvezza. Le prime 5 si giocheranno salvezza, o meglio scudetto e accesso alla Champions, le altre 5 la salvezza. L'Inter ha la volontà, come le altre squadre, di essere dalla parte giusta, ma soprattutto di fare punti, perché poi conteranno. La pool scudetto si articolerà con 4 partite di andata e ritorno con 2 riposi, così come anche pool salvezza. E ora le squadre sono tutte lì. Robustellini si prende fondo, il cross dietro, arriva puntuale Carlini, prova ad attaccare la palla a Pandini. Colonna, il tocco per Simonetti, che ha lasciato scorrere su Marinelli. Qui poteva fare molto meglio Gloria, palla altissima. La ricerca del terzo gol, della tripletta personale, Marinelli. C'è ancora tempo, sicuramente quarto d'ora abbondante. Si gira bene Fabiana Costi su Alborghetti, la palla a far correre Cucignello, non riesce però a controllare sfera. Elemento di esperienza e di talento, Fabiana Costi, ce la ricordiamo molto bene, è stata una delle protagoniste della cavalcata dell'Inter
che ha portato a vincere il campionato di Serie B. Tante calciatrici ci sono ancora. E sono in campo Pandini, Marinelli, Merlo, Santi, stessa Brusta, quindi giustamente si ricorda di bei momenti. Pandini, palla in mezzo per Simonetti che la controlla bene, si deve girare, lo scarico per Merlo. Di Suola, Beatrice un po' leziosa in questo caso, si fa commettere fallo. Predica calma Arietta Cisar, andrà lei la battuta, aspetta che si alzino le centrali difensive per sfruttare i centimetri di Alborghetti e Fordos. La palla dentro di Cisar, il colpo di testa di Fordos un po' morbido, non impensierisce Serafino che va subito alla battuta. Qui rivediamo tutta sola Fordos, Merlo, va bene il corridoio per Simonetti che porta palla, Marinelli, provato il triangolo con Simonetti, non arriva a destinazione il pallone, riparte il Cesena, Iriguchi, Porcarelli, controlla bene Porcarelli, la palla per Costi, si deve girare, attenzionata da Robustellini, parità però in offside Fabiana Costi. E intanto entriamo negli ultimi 10 minuti di gioco, sempre 5-0. Ricordiamo le reti al 11esimo e al 30esimo Marinelli. 6 minuti più tardi Alborghetti e poi Fordos danno forma al risultato del primo tempo nella ripresa. Dopo solo 5 minuti Brustia trova il quinto gol. Cargioni dentro la di rigore, si muove con la solita eleganza, colonna un po' leggera nel contrasto, riparte l'azione del Cesena e qui trova un giallo Marinelli sicuramente evitabile sul 5-0. Ha preferito però non far ripartire Di Stefano. Grande palla di Stefano, la controlla Callegari. Cisar, Alborghetti, tocco per Robustellini, si alza un po' il pressing del Cesena, allora Durante, il movimento in mezzo al campo di Simonetti, tiene palla Robustellini, Fordos si stacca, Cisar, non c'è spazio, allora ancora Robustellini, ora Arietta Cisar, lo scambio con numero 14 interista, testa alta per Fordos che va a lancio lungo a cercare bene Marta Pandini, la mette giù benissimo Marta, converge verso il centro, lo scarico per Cargioni, finta il tiro e poi col sinistro, palla alta sopra la traversa, altra bella azione dell'Inter.
ci ha provato in tutti i modi in questo match Gutia Cargioni. Rivediamo, si sposta poi sul sinistro, poi la conclusione. Ed è proprio lei ad uscire e lascia il posto a Francesca Colonna. Esordio in prima squadra per Colonna. Classe 2003. Recupera subito palla l'Inter con Merlo. Difende palla, si fa anche fare fallo da Porcarelli. Allora si può sfruttare questa occasione da calcio da fermo. Batte subito Merlo. Avete però qualcosa da dire a Fabiana Costi. Partita tranquillissima per Ilaria Possanzini di Foligno. Match molto corretto. Andrà con una battuta in mezzo Henrietta Cisar. Va ora col destro, palla morbida dentro, palla mancata sia da Borghetti che da Fordos. Batte subito il Cesena, Casadei. Va in pressing Pandini, tiene palla a Cuciniello, non passa però su Al Borghetti, alleggerisce dietro su Durante. Robustellini. Fordos messa giù, l'arbitro lascia proseguire per vantaggio Inter. Durante. Robustellini ancora Durante. Si fa vedere Simonetti. Il tocco è per Fordos. Squadre ora un po' lunghe. Viene incontro Cisar, la palla invece per Colonna. Pandini. Cisar. La palla nello spazio intelligente per Simonetti, di prima per Colonna. Prova a chiudere il triangolo con Callegari, si impegna. Palla che rimane in campo, ma in gioco per il Cesena. Pandini, Simonetti, Colonna, Callegari, 1-2 con Colonna, palla che non si intende con Merlo. Merlo con tanta propensione offensiva in questo scampolo finale di match. Ci sta anche provare qualcosa di diverso. Ora un po' stanco il Cesena. Qui errore di Cuciniello. Robustellini, lungo linea su Marinelli. Subito poi dentro per Pandini. Tocca ad eludere il pressing di Porcarelli. Allontana la difesa del Cesena. Costi tiene su Cisar, palla centrale, corre il Cesena con Zani. Attenzione, il tiro in porta, c'è l'intervento di Merlo in copertura. Grande diagonale di Beatrice Merlo. Ho provato a metterla in mezzo Zani, ha cercato Di Stefano. Sbaglia la battuta Cuciniello, Marinelli, Cisar. Robustellini chiama in causa Durante, attaccata, butta via il pallone Cuciniello. Il cross in mezzo tontato, la vuole Costi. Perde palla Simonetti, Irigucci, Cuciniello. Palla centrale su Costi, ancora un
tentativo di tiro, niente da fare. Merlo, Fordos, Simonetti, lo scambio ancora con la centrale ungherese. Cissar perde palla su Cucinello, qui un po' leggera. Cissar si distende sulla corsia di sinistra, la corsa di Di Stefano, uno contro uno su Fordos. Di Stefano calcia in porta, palla un po' lenta ma attraversa tutto lo specchio della porta. Rivediamo, lascia uscire il pallone Durante, controlla e lascia uscire. Ultimi due minuti di gioco, Inter in totale controllo. Si fa vedere colonna, Merlo, Fordos, Cissar. Colonna, Cissar, Pandini, un po' di distendersi la manovra dell'Inter, un po' di confusione in mezzo al campo, alla meglio Iriguchi. Palla larga per Di Stefano, ottimo il controllo di Di Stefano, elude l'intervento di Merlo, ancora Di Stefano, il cross dentro, c'è il piede di Fordos, gran gesto tecnico di Gaia Di Stefano, giusto sottolinearlo. Controllo in volo, palla che rimane lì. Cross, il tiro in porta tentato da sempre da Di Stefano. Rivediamo, palla alta, forse l'occasione più nitida per il Cesena quando siamo allo scadere. Alborghetti per presumibilmente una delle ultime azioni della partita. Scatta ora il 90esimo, l'arbitro lascia giocare. Fordos, lo scambio con Simonetti, ancora Fordos. Alborghetti, lancio lungo a cercare la corsa di Robustellini che caparbia, si riprende il pallone. Cissar, palla centrale su Pandini, chiama palla Robustellini, Pandini va invece da Simonetti. Merlo si ferma, converge Beatrice, torna indietro da Pandini che va al cross in mezzo a cercare colonna. Palla in calcio d'angolo. E allora chiude in attacco l'Inter. Sul pallone Cissar, con calma, giustamente. Sullo sfondo vediamo Ilaria Pasqui insieme lo staff interista. Pandini ha provato a restituire il pallone a Cissar, palla fuori misura, mette un po' di stanchezza, ha corso tantissimo Marta in questa partita, ma ne ancora la mette giù. Il tocco per Colonna, palla centrale su Simonetti, il tiro in porta di Simonetti, palla vicina al palo alla destra di Serafino.
E vediamo, fa tutto bene Flaminia. Calcio di collo pieno, palla. Va vicina alla porta di Serafino. Si continua a giocare con Costa, Nano. Il tocca poi noi fuori Simonetti. Cambia idea però l'arbitro, il pallone interista, e allora Merlo alla battuta vicino a Cissar. Si muove Colonna, il pallone invece per Marinelli che la mette giù. Il tocco dietro per Colonna, la meglio però il recupero del Cesena. Vince anche un contrasto Porcarelli, la palla centrale a cercare la corsa di Casadei. Copre bene l'Inter, ancora Cesena con i Rigucci. Cuciniello, il cross in mezzo di Cuciniello, chiama palla durante la fassua. Siamo già oltre il 93esimo, si gioca ancora. Simonetti, la palla per Colonna, lo scambio tra le due, ancora Flaminia, Cissar, buono movimento a deludere il pressing dell'avversaria. L'arbitro dice che basta così, finisce 5-0 per l'Inter, l'esordio delle ragazze di Rita Guarino in questa Coppa Italia 2022-2023. Nel tabellino entrano Gloria Marinelli con una doppietta all'11esimo e al 30esimo, poi Beatrice Fordos con il colpo di testa allo scadere del primo tempo, in mezzo il gol di Alborghetti su invito, su schema di Cargiuni, e poi nel secondo tempo da forma al risultato una bella girata di Martina Brusta. Un buon inizio per l'Inter, serviva reagire in questo modo dopo la sconfitta contro la Roma, un approccio da grande squadra anche oggi. E ora ci sarà spazio a un po' di pausa perché, ricordiamolo, l'Inter tornerà in campo il 20 di novembre in campionato nel match in trasferta contro la Fiorentina, match di altissima classifica. Siamo sicuri che queste ragazze lavoreranno tanto e bene per arrivare pronte a un match che può, vuol dire tanto in questo campionato. E ora quindi ci sarà spazio per poter lavorare bene. Un abbraccio al Cesena che dovrà affrontare il campionato di Serie B, sta facendo benissimo, quindi i migliori auguri a questa squadra, la squadra di Michele Ardito. Dal centro sportivo Romagna Centro di Cesena e da Umberto Cabella è tutto. Io vi ringrazio per essere stati in nostra compagnia. Buon proseguimento con i nostri programmi. Thank you.